sempre un fighissime. Santa Maria. Platinetto, eh? A Monte Carlo. Le cataratte. No, cosa quelli degli occhi? Platinetto. A Radio Monte Carlo. A Monte Carlo. Network. Ciao, va bene, ciao. Grazie a Daniela Duccoli. E adesso una storia. Lunedì pomeriggio, sole sull'Emilia Romagna, su buona parte del nord, parto per andare alle terme di Salso Maggiore. Mi carico, come sempre faccio, di un po' di musica da ascoltare, soprattutto quella che riceviamo noi ragazzi della radio, che magari non siamo in grado di ascoltare per tempo, chiedo scusa in questo caso anche all'autore di questo disco, che immagino sia sul mercato da qualche settimana, per non dire mesi, ma insomma io arrivo un po' in ritardo, ma arrivo. Niente, folgorazione assoluta, come fosse un'insolazione, come fossi sulla via di Damasco. Dico, ma chi è? Ma è un disco italiano, siamo sicuri? Certo che è un disco italiano. Sentite come canta questa classica di Rizzo Ortolani. E io non sono Catina Ranieri, la moglie di Rizz dell'epoca. More. No, no, meglio lui. Adesso lo sentite un po'. Ma una voce calda. Italiano, eh? The love that I give to you alone. Anche con un ritmettino, caro mio. Vabbè, e passa una e passa l'altra. A un certo punto vedo nella lista una canzone che è stata cantata e ricantata anche di recente, tipo Malika Young l'ha fatta, ed è un vecchio successo di 60, un italiano che è diventato oggetto di culto e desiderio, un autore, anche un cantante, Riccardo Del Turco, un fiorentino, era anche un bell'uomo, a dire la verità. Cantava questa Cosa hai messo nel caffè, e qui proprio ho detto, è mio, lo voglio subito. Hai detto vieni su da me. Sì, però non hai mandato. L'inverno è caldo su da me. Il posto? Non senti il freddo che fa. Lo sento, tesoro. In questa nostra città. Adesso la faccio breve, se no poi ho la tendenza a fare il romanzo d'appendice e non sono ancora Manuela Arcuri. Stamattina il nostro ospite, un autore, un cantante celebrato come uno dei migliori cantanti jazz italiani, ma ahimè, ancora dico ahimè, con il mea culpa abbassando la testa, non così famoso come altri, molto meno bravi e dotati di lui, carezzevole crooner, una volta si chiamavano così, Matteo Brancaleoni. Ciao Plati. Ciao Brancaleoni, oni, yeah. Senti, scusa, io sono di una deficienza senile, ma se abbassi un po' la radio, Matteo, così sentiamo, non sentiamo questo ritorno da eco. Ecco, grazie mille. Senti, lo so che la mattina per un musicista non è mai piacevole. Ieri sera ha cantato, suonato? No, spero. Ieri sera era la partita del cuore, con Torino, quindi ho preso un freddo che non ti immagini, perché lo stadio faceva veramente freddo a Torino ieri sera. Senti, complimenti davvero. Un album, questo New Life, che mi ha incantato, perché dico, ma è possibile che una decerebrata come me, che vive di talent da anni, non si occupi poi del mondo esterno a questo giro cosiddetto delle canzoni anche più facili e abbordabili, non che queste non lo siano, tutto il contrario, ma insomma con meno diffusione. Il disco è uscito qualche mese fa? Il disco sì, è uscito a ottobre. Adesso abbiamo fatto uscire adesso il video nuovo, che è proprio uscito ieri, del singolo, poi che dà il titolo al disco, che è New Life. Va bene. Io mi ero scelto un'altra canzone di programmazione, spero mi scuserai, ma insomma magari un pezzettino poi nel corso dei prossimi giorni torneremo a far sentire il tuo album, magari con proprio New Life. Senti, questo album peraltro devi, a me ha dato di pensare, adesso uno dice Michael Bublé, tanto per dire, no? Poi scopri tu che scopri anch'io, tu ci hai pure lavorato con Bublé. Sì, io ho un'amicizia che con Michael va avanti da alcuni anni, io ho conosciuto la sua famiglia, a me è capitato di, lui è stato molto carino due volte, mi ha tirato sul palco, l'ultima volta è stato nel 2007 a Roma. E niente, beh, insomma lui è lui che è generoso, che è un gran personaggio, è una persona squisita. Senti, ti posso dire che però ascoltando il tuo disco e comparandolo ai suoi in generale, il tuo risulta un po' meno artefatto dei suoi, non perché adesso sia un complimento così gratuito da piaggeria, non, niente di tutto ciò, però tu sei un adesso non so se il paragone può reggere, mi ricorda la voce di Dorelli, grande cantante jazz italiano, forse il più grande che abbiamo avuto, con quella pastosa maestà di chi sa reggere la nota e di chi non fa come Bublé un esercizio di stile. Vabbè, insomma, adesso niente di male, però sentiamo questo attacco di New Life, che è il singolo di Brancaleoni Matteo. Sentite che roba, tutto e poi tutto il resto. I'm wasting time alone tonight. Nothing goes right.
I'm chasing thoughts around the world. Non è una promozione di quelle cosiddette guidate, è autentica dimostrazione di passione, perché quando si scopre, come nel mio caso, che in età avanzatissima, un talento invece come questo, peraltro scopro che poi serate al Blue Note a Milano, tutte esaurite, quante le fate di fila? 7-8? Sì, ormai sì, abbiamo fatto una decina, credo. Vedi, io sono proprio un ignorante di quelle che devo proprio buttare la testa contro il muro. Senti, cosa sogni per il tuo futuro, visto che la dimensione internazionale non sembra neanche un disco italiano, riabbassa la radio, con una grande orchestra, cosa fai? Tournée, casino, Las Vegas, come Cher, tutte quelle robe lì, no? Ma guarda, in teoria per Las Vegas c'è un discorso in atto, adesso non so quando si concretizzerà. Che saremo invece quest'estate a St. Moritz, al Jazz Festival. Vedi. E andremo anche in Turchia ad agosto per il Bodrum Jazz Festival, che mi dicono essere un posto bellissimo, la Saint-Tropez della Turchia, mi dicono essere. Conferma la mia collega sodale Manuela che è così. Senti, io ti ringrazio molto, mi scuso e lo faccio a nome di tutti quelli che come me credono di essere al centro della musica, poi non ci sono per niente, perché un grande talento italiano come tuo merita ben altra. Ma figurati, mi hai fatto arrossire delle ma cose figura, carine che hai detto. Quindi forse un artista arrossisce la mattina presto, speri che io ci creda. Ciao. Senti, tra le altre c'è una canzone famosissima resa celeberrima dall'autore, poi ricantata da chiunque, ma insomma sempre bello risentirla, poi con questo frizzicore in più, ed è Copacabana di Barry Manilow, che cominciò la sua carriera suonando nelle saune gay insieme a una Bette Midler allora sconosciuta, non so se anche la tua formazione, non credo, però davvero complimenti, bel disco, ci è piaciuto moltissimo. E dai, allora volevo fatto... vedere il video di Copacabana, così poi il mio alter ego Lola vedi che c'era qualcosa. Niente, lo sapevo che il destino ci doveva legare. Va bene, c'è Lola in Copacabana. Grazie a Matteo Brancaleoni, suo album New Life. A te, ciao, Coppa! E andiamoci, resa celeberrima appunto da Barry Manilow. Cioè, stupenda, eh? E ribadisco, un disco italiano, fatto in Italia da un cantante italiano. Her name was Lola, she was a showgirl, with yellow feathers in her hair, and a dress cut down to there. She was my...